Story Time. Evoluzione Radio. Ciao a tutti gli ascoltatori di Storytime, io sono Giada dagli studi di Padova. Vi ricordo che Storytime è un format di Radio Canale Italia. Se non lo state ancora facendo, seguiteci sulle nostre pagine social. Sulla pagina Instagram Storytime _ ufficiale hashtag Evoluzione Radio e sulla pagina Facebook Storytime Official hashtag Storytime Veneto. Oggi siamo qui in compagnia del nostro ospite, il dottor Enrico Maragno, e gli diamo il benvenuto. Ciao Enrico! Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie di essere qui. Allora, Enrico, oggi parleremo del gruppo archeologico di Villa Dose. Come prima domanda, appunto, volevo chiederti com'è nato il vostro gruppo archeologico e qual è la sua funzione in ambito territoriale. Allora, c'è una premessa alla nascita del nostro gruppo archeologico ed è la scoperta della grande centuriazione romana di Adria, che coinvolge tutto il territorio comunale di Villa Dose, avvenuta nel 1984. Tra l'altro il prossimo anno sarà il quarantennale di questa grande scoperta. E il nostro gruppo invece si è sviluppato nel 1988, quindi 4 anni dopo questa grande scoperta, e con l'intento di verificare se su questo grande territorio, che era stato pubblicato da studiosi locali, esistevano effettivamente i resti delle case dei coloni romani che le avevano abitate 2000 anni prima. E così abbiamo riunito un po' di amici, ci siamo organizzati all'interno della biblioteca comunale di Villa Dose e abbiamo creato il gruppo archeologico. E subito abbiamo cominciato a fare le nostre ricerche nel territorio, nelle campagne, quindi si entrava nelle campagne durante il periodo autunnale, invernale, quando non c'erano i raccolti, e con un metodo scientifico, camminando circa 20 metri l'uno dall'altro, i vari operatori, i vari ricercatori del gruppo, cercavamo di individuare il materiale archeologico che era stato portato in superficie dalle arature. E con nostra grande sorpresa abbiamo cominciato a trovare un sacco di materiale. Quindi a ogni uscita si trovavano dai 2 ai 4 siti archeologici. Quindi grande entusiasmo che ci animava e nel giro di qualche anno abbiamo completato tutta l'indagine su tutto il territorio comunale di Villa Dose, che sono ben 32 km quadrati, individuando la bellezza di 108 siti archeologici. Quanta ricchezza archeologica. Certo, tantissimo. Certo. Da quante persone è composto il gruppo? Allora, quelli che impegnati nella ricerca non erano più di una decina di persone. Ci si impegnava alla domenica mattina e dalle 9 fino all'ora di pranzo si facevano queste grandi camminate sui campi. Con le vostre capacità e i vostri studi avete scoperto. E dobbiamo dire che poi da lì è nata la fondazione del museo di Villa Dose, che l'abbiamo appunto dedicato alla centuriazione romana. Infatti ho cominciato a trovare dei materiali molto interessanti, come monete, anche denari d'argento, oltre agli assi sia repubblicani che imperiali, poi anelli, pesi da bilancia e tantissima ceramica. Quanta storia. Per cui nel giro di un paio di anni avevamo già abbastanza materiale per organizzare un museo. E ad oggi il museo esattamente dove si trova? Allora, far capire come raggiungerlo. L'amministrazione comunale ci ha messo a disposizione una stanza al piano terra della villa comunale, che tra l'altro è una villa molto bella, si chiama Capatella, costruita dai Patella a fine 500, e all'interno di questa stanza abbiamo organizzato un certo numero di vetrine, di ricostruzioni, di pannelli esplicativi.
Ok, e appunto perché consiglieresti la visita a questo museo? Allora, il museo intanto non è solo un modo per gli abitanti di Villa d'Ose di risalire alle loro origini più antiche, perché parliamo di 2000 anni fa, 2000 anni fa, infatti addirittura i primi reperti sono del secondo secolo avanti Cristo, quindi parliamo di 2200 anni fa. Perché di tutto questo si era perso completamente la memoria e quindi è stata una grande sorpresa all'inizio e tantissimi cittadini di Villa d'Ose sono venuti a visitare il museo, ma poi è stato di grande interesse anche per gli studiosi di Centurezioni in generale, certo, appassionati di vero. Storia romana e quant'altro. Quindi noi anche come gruppo in una prima fase abbiamo privilegiato la divulgazione a livello locale, anche tantissime scuole sono venute a visitare il nostro museo e in una seconda fase abbiamo cercato di fare una divulgazione creando una manifestazione che era una rievocazione storica, la ricostruzione del mercato della Centuriazione Romana. Che bello. Manifestazione che siamo riusciti a portare avanti per 20 anni, dopodiché abbiamo esaurito, non abbiamo avuto sufficienti contributi per riuscire a continuare e da qualche anno non la facciamo più. Ok, però è visitabile comunque il museo. Però le ricerche sul territorio sono continuate, okay. Tanto è vero che al momento noi siamo arrivati a individuare in tutto il Medio Polesine 860 siti archeologici. Tantissimo. Ovviamente tutte ricerche fatte in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologica del Veneto. Assolutamente, quindi tutto ovviamente con i giusti organi. Certo. Allora diamo i riferimenti: www.centuriazione.it il sito e centuriazione@gmail.com per avere ulteriori informazioni oltre quelle dateci e condivise dal dottor Enrico Maragno. Io ti ringrazio Enrico di essere stato qui, vi faccio comunque sempre un grande in bocca al lupo, che le ricerche vadano sempre al meglio per trovare, arrivare anche a 1000, no? E anche certo. Oltre. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao Enrico. Io saluto gli ascoltatori dagli studi di Padova, sono sempre Giada e ci vediamo e ascoltiamo alla prossima storia. Ciao. Storytime. Evoluzione Radio.